Ma questo è un grande investimento che abbiamo fatto in questo territorio. Con l'apertura di Toirano praticamente noi andiamo a posizionarci in un punto che io ritengo molto strategico per il servizio a una clientela di tre generi: il residente, che ha la possibilità, senza doversi trasferire su Albenga, di riuscire ad avere un servizio, una qualità e una convenienza particolare; per il turista che arriva da fuori, che non deve comprare distante da noi e invece può comprare da noi e portarsi verso Torino, verso Milano, piuttosto che i vari pubblici esercizi, bar e ristoranti che possono con fattura fare degli acquisti molto interessanti. Abbiamo realizzato questa struttura pensando alla estrema convenienza. Tutto questo nasce anche da quello che è il nostro ormai payoff importante, che è persone oltre le cose. Noi stiamo mischiando quello che sono i nostri più validi soci, perché sono dei soci imprenditori nostri, e Marco, Omar e Claudio ne sono sicuramente le persone più rappresentative, in una chiave di convenienza Conar, che è diventata da poco primo player italiano. Nell'ambito delle attività promozionali riteniamo di essere, e non è immodestia questa qua, i primi in Italia, avendo realizzato una serie di attività che sono integrate in una logica di spesa più complessiva. Oggi il consumatore è sempre più infedele, ha la possibilità di scegliere più marchi. Noi riteniamo che con la nostra offerta riusciamo a completare questa ricerca del consumatore e una chiave di convenienza. Lunedì e martedì sconto 10% sui freschi, il mercoledì sconto 5% ai pensionati, il giovedì l'inizio dell'offerta speciale, venerdì e sabato a scelta del consumatore lo sconto 30%. Tenendo conto che siamo aperti anche la domenica, io credo che si possa realmente creare la condizione di uno sviluppo su questo territorio di Conad molto importante. C'è tutta l'innovazione tecnologica sul tema dell'energia elettrica. Tutta l'illuminazione è fatta LED, il tetto è fotovoltaico, quindi si è cercato di creare una economicità e sostenibilità importante da questo punto di vista, così come deve essere importante l'economicità per il consumatore. Bassi e fissi ne è stata un po' la riprova, noi l'abbiamo lanciato l'anno scorso, sono 100 referenze basiche che vanno dal latte alla farina alle uova, di una chiave dei prezzi da discount, però con prodotto di alta qualità.